è mai capitato di dover suonare un drum solo di apertura per un brano e non avere idea di come costruirlo? Bene, io sono Ruggero Pazzaglia e sono il tuo drum booster, cioè colui che ti darà consigli, input per risolvere alcuni tuoi problemi. Per esempio, questo problema di costruire un solo di apertura per un brano. A me è capitato spesso e voglio farti vedere un esempio di un brano che mi capita di suonare parecchie volte in big band, e ogni volta io devo fare questo solo di apertura. Per fare questo solo di apertura ho bisogno di alcune idee, perché a me non piace fare i soli a caso, cioè buttando le mani, i piedi o suonando solamente dei grand pattern. Allora, l'idea che io uso per costruire questo open solo di introduzione al brano è la seguente. La caratteristica di questo brano, che si intitola Children of Sanchez di Chuck Mangione, è che come inizio ha proprio una frase ritmica suonata da basso, batteria e tutti gli strumenti bassi dell'orchestra, i tromboni, i sax. Questa è una frase ritmica molto precisa che trovi scritta qui sotto. L'idea da cui io parto è proprio quella, cioè io so che questa frase scritta nella partitura, quindi devo fare proprio quello che c'è scritto, non posso fare un'altra cosa, richiamerà l'inizio del brano. Quando io suonerò ripetutamente questa frase, il direttore darà il 4 all'orchestra e l'orchestra partirà. Quindi non sono io a decidere quando far partire l'orchestra. Diciamo che io ho questo potere di decidere chiamando questa frase. Quando io chiamo in maniera chiara questa frase, il segnale è evidente per tutti. Quindi, come arrivo io a questa chiamata? Non è che posso partire suonando questo pattern e suonarlo per un minuto e mezzo, due minuti, tre minuti. Risulterebbe un po' noioso, poco musicale. Allora, premetto, io non sono uno che prepara i soli a casa, perché tanto me li dimentico. Quindi poi magari il pezzo non lo suoni per mesi, poi ti capita di risuonarlo, cosa fai? Ogni volta vado a ripassare il solo, me lo scrivo, lo ripasso. Non è nella mia indole. Io preferisco rischiare. Rischiare intendo improvvisare il solo. Quello che preparo invece mentalmente è uno schema su cui costruire questo solo. In questo video ho messo 4 riprese dello stesso solo, in ovviamente concerti diversi, e da lì capirai che più o meno la costruzione è sempre la stessa, ma il solo è sempre diverso perché è improvvisato. Quindi cosa faccio? Sapendo che ho questa frase ritmica, cerco di usarla come spunto per costruirci il solo sopra. Per esempio, potrei partire dall'idea di orchestrare questa frase sui piatti o sui tom, sui timpani, o usarla come piccola introduzione mentre sto facendo qualcos'altro. Per esempio, noterai che nei primi 2 o 3 soli parto da un press roll, da molto piano, crescendo di dinamica, e chiamo frammenti di questa frase con la cassa, a volte col charleston, mentre tengo questo press roll. Questo è solo un modo per iniziare, no? Cioè io inizio con un press roll che parte da pianissimo, cresce e intanto chiamo un frammento della frase. Poi magari mi sposto verso altre parti di questo solo, cerco di tenere una costruzione tipo intro, questo intro poi si sviluppa verso una A, poi vado in una B, poi torno in una A, cioè cerco di avere delle sezioni del solo per poi crescere dinamicamente, ok, e arrivare al climax, al massimo del solo, chiamando la frase incriminata. Teniamo conto, prima di partire, di alcune indicazioni musicali che l'autore ci dà. Questo brano, come noterai, ha come connotazione stilistica medium Latin. Che significa medium Latin? Allora, significa medium, vuol dire la velocità, e siamo sui 120 bpm. Latin vuol dire che l'ambientazione, lo stile è Latin,
ma non Latin salsa piuttosto che mambo, cha-cha, è una samba, e lo si vede chiaramente dal pattern. C'è questo pattern che ora ti suonerò, solo sul rullante. Gli accenti della samba sono questi. Ok? Il pattern fa. Sento dentro questo pattern la clave della samba partito alto. Ok? Quindi se io aggiungessi i piedi della samba a questo pattern, verrebbe fuori questo. Quindi questa connotazione stilistica, medium Latin, ho già capito, vedendo solamente il pattern, senza sentirlo o suonarlo, ho già capito che è Brazilian style e non Cuban style, ok? Detto questo, io so che comunque sono in big band, quindi è una connotazione, un ambiente stilistico jazz Latin, ok? Non Latin puro, cioè musica cubana o brasiliana folcloristica tradizionale, cioè non è musica brasiliana tradizionale, quindi è un po' inquinata dal jazz e quello che era di moda all'epoca in cui questo brano è stato scritto, ricordalo, negli anni 70, che era un'epoca di grandi contaminazioni. Quindi partendo da quest'idea, io so la velocità, so la connotazione stilistica, so che è una pseudo samba, a questo punto io mi costruisco, sapendo queste cose qua, il mio solo. Quindi userò sonorità e frasi non metal o jazz swing o funky, troppo funky, un po' di funk posso tenerlo dentro, ma poca roba. Non userò fraseggi metal o troppo rock e nemmeno pop. Devo stare su questa connotazione stilistica qua, ok? E quindi sarà. Posso usare delle combinazioni mani-piedi, posso usare i rudimenti, posso usare i colori dei piatti. Io ho tantissime idee, opzioni da mettere sul campo. Questo è quello con cui io parto. Detto questo, mi concentro e inizio. Una volta iniziato, sono sicuro che le idee mi verranno. Ovviamente questo è frutto di pratica, tentativi, esperimenti andati a male. Non sempre i soli improvvisati vengono perfetti, c'è la sera giusta e c'è la sera meno giusta, ok? Ma comunque cerco di non, ripeto, non mi preparo un solo scritto prima di una cosa del genere, perché secondo me non è divertente. Se non c'è un po' di rischio, non è così divertente. Quindi, buona visione, guarda questi quattro esempi, mandami un tuo feedback scrivendo i commenti sotto su YouTube o su Facebook, sulla pagina fan, oppure vieni nel sito www.thedrumbooster.com e iscriviti al sito e contattami e iniziamo una discussione. Grazie mille, ciao!